Caporalt, il caporalato e mafia, è questa l'iniziativa organizzata da ADOC a Bari in Piazza Libertà, Piazza Prefettura, una battaglia di difesa strenua dei diritti del lavoratore e quale purtroppo peggiore situazione appunto rispetto al caporalato. Siamo con Roberto Tascini che è presidente nazionale di ADOC. Occorre davvero urlare i diritti dei lavoratori, perché quello che accade nelle campagne con il fenomeno del caporalato è assolutamente inconcepibile nel 2021. Sì, purtroppo è una piaga, è una realtà ancora presente in tutto il meridione, ma in particolar modo in questa regione, nella regione Puglia. Noi come ADOC siamo alla quarta edizione di un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede tutta una serie di azioni, di attività e di iniziative per contrastare questo fenomeno, che vanno dalla semplice informazione sui diritti e sulle giuste retribuzioni dei lavoratori, che puntano all'inclusione soprattutto dei lavoratori stranieri, quindi con alcune iniziative formative, ma che soprattutto, essendo un'associazione dei consumatori, punta e scommette sulla possibilità di condizionare, di cambiare, di contrastare questo fenomeno dal basso, con il comportamento e con le abitudini di acquisto dei consumatori, orientandosi verso quelle aziende virtuose, trasparenti, che ovviamente hanno una filiera legale trasparente, e cercando appunto di orientare i consumi in quella direzione per contrastare appunto le aziende che invece si avvalgono ancora oggi di lavoratori in nero e di lavoratori appunto sfruttati dai caporali. Pino Salamon, presidente di ADOC Puglia, Caporalt, una iniziativa che ADOC Puglia ha sostenuto con grande forza, visti anche i tristi fenomeni verificatisi proprio in terra di Puglia. Sì, e stiamo cercando come associazione non solo di tutelare i consumatori sotto l'aspetto delle banche, delle finanze, dell'alimentazione o anche della telefonia, facciamo anche attività nel sociale in modo tale da cercare e fare in modo che la gente sia sempre più sensibilizzata e sempre più informata di quelle che sono le capacità e come riuscire ad ottenere anche della merce che non proviene da una concorrenza sleale, che è appunto quella formata dal caporalato, da gente che naturalmente che non viene pagata contrattualmente da come sono previsti i contratti, e quindi di conseguenza anche da merce che molto probabilmente non è una merce ben molto valida, anzi è una merce, diciamo così, che viene di seconda capacità e quindi può fare addirittura male al consumatore. Dobbiamo fare in modo che anche il consumatore sappia cosa consumare.